Il giorno più bello della nostra vita e sono sempre di più le coppie che decidono di sposarsi anche nei mesi invernali. Infatti, chi è che lo dice che la scelta riguarda solo l'estate? Ne parliamo oggi con il nostro ospite. Diamo il buongiorno a Jenny Maggiore, manager di Maggiore Fotografi. Buongiorno, ben trovato Jenny. Buongiorno ragazzi. Ben ritrovato. Allora, molte volte in realtà si sceglieva solo ed esclusivamente l'estate, no? Dalla primavera ad estate inoltrata per celebrare il fatidico sì. Oggi invece l'idea e la moda è anche un po' cambiata, si sceglie anche l'inverno, addirittura il periodo natalizio per celebrare questo giorno meraviglioso, Jenny. Sì. Però prima di iniziare con te, grazie a te, abbiamo una brevissima clip per il nostro pubblico, vediamola insieme. Complimentissimi Jenny, sono delle immagini suggestive, bellissime. Abbiamo potuto notare che il matrimonio anche in inverno è particolare, è affascinante, fascinoso. Ma qual è la differenza, ecco, da un punto di vista proprio tecnico, tra un matrimonio estivo e quello invernale? Grazie per i complimenti, prima di tutto. Sì, ci sono tante differenze, principalmente la psicologia degli sposi che poi cominciano un'avventura del tutto differente da quella estiva. Tecnicamente cambiano mille cose, come per esempio i vestiti sono molto più voluminosi e le location quasi sempre il matrimonio lo svolgiamo in interno, quindi tutto al chiuso e ci dovremo quindi adattare con tecniche per registrare meglio le basse luci. Ecco, appunto, il problema, dico problema così dal punto di vista proprio teatrale, il problema della luce è qualcosa che cambia rispetto alle stagioni. Come affrontarlo dal punto di vista proprio fotografico? Sicuramente, ecco, per noi è essenziale la luce, perché effettivamente la fotografia ha bisogno della luce per rendere poi l'immagine. E in inverno, dato che poi le giornate sono molto più brevi, siamo costretti a lavorare di più di notte. Però sapete già che noi siamo molto attrezzati su queste tecnologie ed attrezzature, non avremo mai problemi nel registrare i momenti e le emozioni degli sposi. Il pericolo più temuto, Jenny, ne abbiamo parlato anche volte precedenti, riguarda il meteo, il tempo. In inverno naturalmente il rischio acquazzone è più elevato, però noi sappiamo che tu sei ben preparato a questo inconveniente. Grazie. Sì, sicuramente abbiamo varie situazioni, varie soluzioni a queste problematiche, ma principalmente chi si sposa in inverno ha organizzato il matrimonio perlomeno 6 mesi prima e un anno prima e avrà senz'altro scelto una location organizzata. Quindi la maggior parte del matrimonio sarà svolto comunque in interno. E poi ho detto più di una volta in altre puntate che le belle emozioni vanno raccontate anche quando è brutto tempo, quindi non necessariamente deve fare quel caldo incredibile. Alle volte anche il caldo terribile può essere un po' fastidioso, certo. E dannoso per la sposa, soprattutto che ha un abito bellissimo, giustamente vuole essere sempre fresca. Sicuramente. Peraltro abbiamo visto delle atmosfere molto suggestive, no? In prossimità anche della stagione invernale freddissima con la neve, c'è un'atmosfera completamente diversa, molto bella per sposarsi. Effettivamente io lo preferisco per mille cose, come dicevamo prima di tutto per il caldo esagerato dei mesi estivi. Qua in linea di massima con una pelliccia la sposa risolve il suo problema, però ecco, la luce è molto più avvolgente, sembra più limpida, il bianco è più forte, più dinamico. Fa proprio da schermo il bianco. Sì. Sicuramente sì.
Quindi è una bellissima situazione. Una bellissima sensazione, io l'ho detto anche in apertura, oramai c'è una tendenza diversificata, nel senso che più coppie decidono di sposarsi anche nel periodo natalizio, Jenny, vero? Sì, sicuramente. Il Natale è uno dei momenti più belli dell'anno e quindi molte persone stanno switchando, quindi dal caldo, dal periodo estivo, dove alla fine si sposano un po' tutti quanti, all'inverno. Per avere proprio la neve, quel fascino della neve, quel candore che poi ecco, si confà al candore di questo sacramento così importante quale è il matrimonio. Ma per contattarvi, Jenny, vogliamo dare ancora un po' le coordinate? Sicuramente. Allora, noi per quanto riguarda il 2020 abbiamo ancora qualche altra disponibilità e la porta d'ingresso per maggiori fotografi è il nostro sito, quindi www.maggiorefotografi.info. Consiglio alle persone interessate di prendere un primo contatto. Riceveranno del materiale informativo, riceveranno delle mail di valore che spiegheranno in linea generale il nostro servizio, come lo facciamo e in che modo lo facciamo, in modo tale che l'utente o lo sposo possa già avere un'idea del servizio che avranno. E poi volevo ricordare le nostre due sedi. Siamo a Summa Vesuviana e poi siamo nel bel palazzo storico di via Riviera di Chiaia. Grazie ancora di cuore a Jenny Maggiore di Maggiore Fotografi per averci dato questi consigli, per aver anche indicato una strada alternativa, quella del matrimonio. Hai cambiato idea adesso, almeno molto bello invernale, guarda, delle atmosfere bellissime. Ah, sul matrimonio, altro discorso. Grazie ancora, pubblicità, grazie. Poi tra poco insieme.